In molte mi dite che vi piacerebbe realizzare dei capi da burda, ma che non avete una taglia regolare e che quindi non sapete come fare per modificare i cartamodelli. Ecco, questo video spiega proprio questo: come modificare i cartamodelli per allargarli, stringerli, se avete un'altezza differente rispetto all'altezza standard proposta e se avete magari anche un seno abbondante. Allora, segui questo video, non lasciarti spaventare, è più semplice di quel che sembra. Ricordati di iscriverti al mio canale e lasciami un commento qui sotto. Alla prossima, ciao! Oggi vediamo come determinare quale taglia dobbiamo seguire dalla rivista Burda. Prima dei cartamodelli ci sono le tabelle che corrispondono alle taglie da seguire. Per prima cosa dobbiamo stabilire le circonferenze necessarie, quindi circonferenza seno, vita, circonferenza fianchi, l'altezza della piega morta che va dall'altezza della spalla fino al seno e la nostra altezza. Comunque sono indicate quali circonferenze sono necessarie per stabilire la nostra taglia. La misura standard è per un'altezza di 1,68 e dopo abbiamo due tabelle diverse, una per la statura di 1,60 e una per la statura di 1,76. Una volta che abbiamo preso le nostre circonferenze, facciamo riferimento alla tabella delle misure. I numeri qua corrispondono alle taglie tedesche, in realtà sono 4 unità inferiori rispetto a quelle italiane. Una volta che abbiamo stabilito le nostre circonferenze, per esempio del seno, andiamo a cercare qual è la taglia corrispondente. Per esempio, nel mio caso io ho 90 di seno, quindi mi trovo tra la 38 e 40, mentre per la vita ho 70. Prendo quindi come riferimento la taglia 38, che corrisponde appunto a una 42 italiana. Quindi, per stabilire qual è la taglia corrispondente, devo prendere le misure delle circonferenze in centimetri. Le misure delle altre taglie, quella più alta e quella più bassa, sono le stesse, però ovviamente dobbiamo accorciare o allungare il capo nel senso della altezza. Quindi le circonferenze di vita, fianchi e seno corrisponderanno alle taglie della misura standard, solo che saranno ovviamente più corte o più lunghe. E adesso andremo a vedere come poter accorciare il nostro cartamodello. Per stabilire qual è il nostro tracciato, vediamo che nel nostro cartamodello sono indicate le taglie e dopo un tracciato, una tipologia di tracciato che può essere linea continua, tratteggiata, punteggiata. Dobbiamo trovare il tratteggio corrispondente alla nostra taglia e poi nei fogli del cartamodello vedremo che ci saranno diversi tracciati. Dobbiamo quindi seguire quello corrispondente alla nostra taglia e disegnare tutto il nostro cartamodello. Se vogliamo andare a fare il capo più lungo o più corto, perché appunto la nostra altezza non corrisponde all'altezza standard di 1,68 m, dobbiamo andare ad aggiungere o a togliere dei centimetri. Per fare questo dobbiamo tracciare delle linee orizzontali nel corpino a metà altezza tra il cavo ascellare e la vita e nella parte alta a metà dell'incavo della manica. Per quanto riguarda la manica, più o meno a metà per il pantalone, a metà tra il cavallo e il ginocchio e a metà tra il ginocchio e il fondo e anche a metà del cavallo. Qui sono indicati i centimetri che vanno aggiunti per raggiungere l'altezza che noi desideriamo, aggiunti oppure tolti. Se per esempio io sono alta 1,65 m, dovrò togliere dal mio cartamodello 4 centimetri e andrò a distribuirli in maniera uniforme nel corpino oppure nel pantalone, se si tratta di un vestito, in maniera uniforme tra la parte alta e la parte bassa. Qua, per andare ad aggiungere, vediamo che dobbiamo tagliare il nostro cartamodello, aggiungiamo appunto i centimetri, incolliamo sotto un pezzo di carta e così avremo il nostro cartamodello modificato nel senso dell'altezza, ce l'avremo più alto. Allo stesso modo, se dobbiamo invece accorciare, vado a tracciare una linea, ripiego il mio cartamodello dei centimetri necessari e ritaglio, facendo combaciare comunque la linea verticale. La linea verticale o la linea centro avanti o dietro deve essere il punto di riferimento affinché le tre parti non si spostino. Quando il corpino comprende anche la manica, ovviamente dovrò ridurre o aumentare entrambe, sia nella parte alta che corrisponde, che comprende sia la manica che il corpino, o anche semplicemente 2 cm della manica, che corrispondono poi ai 2 cm della parte del corpetto. Quindi devo intervenire su tutte le parti. Per
Allo stesso modo nel pantalone andrò ad aumentare i centimetri o a ridurli. Quando c'è una tasca, prima di ridurre i centimetri vado ad attaccare lo sprone e vado a tagliare o a ridurre i centimetri comprendendo appunto anche lo sprone della tasca. Diversamente, se voglio aumentare o ridurre il mio cartamodello di una taglia che non viene compresa da quelle proposte dal Burda, per esempio se il Burda mi propone una taglia dalla 36 alla 44 e io voglio o una 46 o una 34, vado ad aumentare la taglia o a ridurla aumentando la distanza che viene utilizzata tra ogni taglia. Io quindi misuro la distanza di una taglia, ogni taglia una con l'altra, per esempio un centimetro. Andrò ad aggiungere un centimetro per avere la taglia superiore o a ridurre di un centimetro per avere quella inferiore. Ovviamente questa aggiunta va fatta su tutte le parti del cartamodello, quindi nella parte alta, nella parte del fianco, in proporzione a quanto devo aumentare o diminuire e prendendo per riferimento la distanza, la differenza tra le altre taglie. Il consiglio è quello di non ridurre o aumentare mai più di una o due taglie, nel senso che non posso aumentare un cartamodello di 4 taglie in quanto probabilmente la vestibilità andrà persa. Se invece voglio andare ad aumentare o diminuire una taglia di un cartamodello che non presenta più taglie, andrò a intervenire direttamente sul cartamodello aggiungendo dei centimetri, sia nel senso della larghezza che nel senso dell'altezza. Traccio quindi delle linee verticali e ortogonali. La linea verticale sarà parallela al mio centro dietro, al mio centro avanti, e la linea orizzontale sarà ovviamente perpendicolare. Per aumentare una taglia devo aggiungere 4 centimetri. Mentre per ridurla devo diminuire di 4 cm. Per aumentare la taglia nel senso della larghezza devo aumentare quindi di 4 cm per ogni taglia. 2 cm sulla parte davanti, 2 cm sulla parte dietro. Vado quindi a intervenire su mezzo centimetro sul fianco, sulla linea del fianco, e mezzo centimetro sulla linea perpendicolare che sarà parallela ovviamente al centro dietro. In questo modo, aggiungendo 2 cm sul davanti e 2 cm sul dietro, avrò i 4 cm necessari per passare da una taglia all'altra. Per quanto riguarda invece l'aumento dei centimetri in senso dell'altezza, vado ad aggiungere mezzo centimetro nella parte dietro e un centimetro nella parte davanti. Ovviamente questo mezzo centimetro in più dovrò andarlo a recuperare nel cavo ascellare e in parte nella pence. Allo stesso modo, per allargare il pantalone vado ad aggiungere un centimetro nella linea verticale, taglio il mio cartamodello, aggiungo un centimetro e poi aggiungo un centimetro anche lungo il fianco. In questo modo avrò 2 centimetri in più per gamba, quindi un totale di 4 centimetri totali per passare da una taglia all'altra. Anche nella manica devo recuperare questo centimetro e quindi aggiungo mezzo centimetro su ogni lato della mia manica. Quando invece ho una tipologia di corpo che non ha una linea omogenea, quindi non ho un'unica taglia 42, ma ho per esempio nella zona del seno una taglia 44, nel fianco ho una 42 e nella vita ho una 44, posso semplicemente seguire le diverse linee proposte dal Burda, quindi utilizzo per la zona della circonferenza seno la mia taglia corrispondente, per esempio la 42, allargandomi poi, quindi seguendo la linea della 44, se in vita ho una 44. Quindi mi sposto tra una taglia e l'altra, tra una linea e l'altra, seguendo i centimetri della mia circonferenza e le taglie corrispondenti. In questo caso è molto semplice. Ovviamente non devo avere una grande differenza tra le taglie. Se la linea della piega morta non corrisponde, quindi l'altezza del nostro seno è più o meno alta, misuro la mia lunghezza della piega morta, che è il punto, che è la linea che va dal punto più alto della spalla al nostro seno. Qualora fosse diverso rispetto a quello proposto dal Burda, traccio una linea verticale che passa sopra la nostra punta del seno. E per tracciare le nuove pence mi sposto in maniera parallela rispetto alle linee proposte dal Burda.
quindi quelle proposte dal Buddha sono le linee nere, io mi sposto in alto, in basso, in maniera parallela, andando a formare una nuova pence che finisce all'altezza e che corrisponde alla mia distanza della piega morta. Un'altra modifica che si deve eseguire spesso è quella quando si ha un seno abbondante. In questo caso bisogna scegliere la taglia del nostro corpino inferiore a quella che corrisponde ai centimetri del nostro seno. Se per esempio abbiamo una circonferenza seno che è di 110, dobbiamo scegliere la taglia del corpetto inferiore, quindi quella relativa alla circonferenza di 104. Dividere questa differenza 110-104 a metà, quindi da 110 tolgo 104, fa 6 cm, devo aggiungere 3 cm ad ogni lato, ad ogni fianco, per poter avere una pence, diciamo, più grande. E come faccio ad ottenere, diciamo, questi 3 cm? Vado a tagliare il mio cartamodello con una linea verticale e una linea orizzontale vicino al mio cavo ascellare, così come nel disegno. Una volta che ho preso questo cartamodello, lo stacco mantenendo la spalla attaccata e mi sposto dei centimetri richiesti, quindi di 3 cm sul fianco, seguendo appunto la differenza delle mie due circonferenze. In questo modo recupererò i 3 cm a destra e 3 cm a sinistra. In fondo la linea della vita deve combaciare con il mio cartamodello. Mi allargo solo all'altezza della mia pence. Per aumentare i 3 cm anche in altezza, vado a dividere il mio cartamodello all'altezza del seno, quindi traccio una linea orizzontale che passa per il mio seno, il punto seno, taglio il cartamodello, aggiungo i 3 cm e aggiungo una striscia di carta e aumento in senso dell'altezza. Qualora la pence non fosse a livello seno ma fosse in basso sul fianco, vado a tagliare il mio cartamodello sempre all'altezza del seno, apro il mio corpino verso la parte centrale aprendolo di 3 cm e mantenendo invece fisso il punto laterale sul fianco. Allo stesso modo mi allargo, taglio la pence verso il basso e mi allargo di 3 cm di differenza. Io adesso vi parlo dei 3 cm perché ho preso come punto di riferimento la circonferenza seno di 110 cm e quella di 104, ma chiaramente voi vi dovete fare riferimento alla tabella del Buddha e ai centimetri delle vostre circonferenza seno. Fate sempre riferimento alle tabelle delle misure Buddha. Queste indicazioni e queste spiegazioni per aumentare comunque i cartamodelli li trovate anche sulla rivista Buddha alla fine delle pagine dei cartamodelli. Il consiglio è comunque sempre quello di fare una prova su un tessuto di scarto prima di andare a tagliare il mio tessuto prezioso. Si può anche realizzare sulla carta velina e appoggiare la carta velina sul nostro corpo per vedere la databilità alle nostre misure e alla nostra taglia. Fate quindi prima delle prove e poi andate a tagliare definitivamente il tessuto. Spero con questo video di esserti stata utile e di essere stata abbastanza chiara. Lasciami un commento qui sotto e se hai delle domande in proposito scrivimele pure. Ricordati di iscriverti al mio canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata. Ciao ciao!